Buongiorno a tutti amici, bentornati in questo nuovo video. Oggi prepariamo un grande classico della cucina estiva, le frittelle di fiori di zucca. Buonissime e davvero molto semplici da preparare. Prendiamo circa 700 g di fiori di zucca, li laviamo e li asciughiamo bene. Tritiamo del prezzemolo al coltello. In una scodella aggiungiamo 6 uova intere e sale quanto basta. Aggiungiamo il prezzemolo tritato e andiamo a mescolare il tutto. Aggiungiamo anche 150 g di parmigiano grattugiato. Nel frattempo vi ricordo, se vi va, potete iscrivervi al canale e lasciare un like a questo video. Grazie di cuore! Adesso andiamo ad eliminare il pistillo dai fiori e li spezzettiamo grossolanamente con le mani. Il pistillo ha un sapore davvero molto dolce. Se vi piace potete comunque mantenerlo, magari potete tagliarlo finemente con il coltello, in base ai vostri gusti. Una volta che avremo finito di pulire bene i nostri fiori, li andiamo ad aggiungere al composto di uova e di formaggio e mescoliamo bene per circa 5 minuti. In questo modo i fiori andranno a rilasciare la loro acqua di vegetazione. Aggiungiamo a pioggia 150 g di farina 00. Mi raccomando, prima di aggiungere ulteriormente farina, dobbiamo mescolare bene i fiori, perché durante questo processo i fiori rilasceranno la loro acqua di vegetazione e quindi avremo un composto successivamente più fluido. Questo deve essere il risultato. Siamo pronti per friggere le frittelle, quindi prendiamo una grande padella, aggiungiamo dell'olio. Io sto utilizzando olio extravergine di oliva, però se preferite potete utilizzare anche dell'olio di semi o di mais. E quindi lasciamo cadere a cucchiaiate il nostro composto nell'olio caldo a 180 gradi. Aspettiamo circa 1-2 minutini prima di andarle a rigirare. Le facciamo cuocere fino a che avranno un colore dorato e saranno croccanti al punto giusto. Le frittelle di fiori di zucca sono davvero buonissime. Spesso quando faccio le frittelle mi chiedete se potete farle al forno. Naturalmente la risposta è sì. Magari preparate un foglio di carta da forno, lo adagiate su una teglia, spruzzate un pochino di olio e quindi adagiate le vostre frittelle. Verranno sicuramente buone, però naturalmente le frittelle fritte sono più golose. Sta a voi decidere. Le fate cuocere a 200 gradi per circa 20 minuti, fino a quando assumeranno questo bel colore dorato. Nel caso delle nostre frittelle fritte, le facciamo scolare su carta assorbente prima di andarle ad impiattare. Sono perfette per una cena estiva o per un aperitivo, in compagnia dei nostri amici. Cosa ne pensate? Vi piace questa ricetta? Fatemelo sapere qua giù nei commenti e se non siete iscritti è il momento giusto per farlo. Siete invitati a iscrivervi a questa meravigliosa community di appassionati di cucina.
Io vi ringrazio tantissimo con tutto il cuore per aver guardato questo video e ci vediamo domani con una nuova video ricetta. Un abbraccio, un bacione e alla prossima. Ciao!